come dice Heidegger, buono, troppo allora, noi stasera abbiamo parlato della bellezza più o meno, no? Che proprio l'ultima abbiamo detto, no? La bellezza che si fa carne. Ma fra le varie bellezze che stanno proprio su una nuova campana. No, questa è per noi, stanno preparando. Oh, ma ci avete stavate i panini, zuppulelli, montanari, patatina, se passa un po', ci avete fatto di attore che è rimasto sotto sotto sta cappa che avete fatto, ci avete chiuso lì dall'acquario, qua diciamo. E noi abbiamo sofferto assai. Almeno diciamo, non dateci solo il fumo, perché diciamo come il verbo si è fatto carne, padre Claudio. E ce la vitara. Così non l'hanno capita così, maestro, voi dite, dici che ci ho fatto dei panini, ce l'ho detto proprio teologicamente. Sempre a proposito della teologia. Ho fatto la bellezza. Esiste una bellezza che ha creato l'uomo, perché l'uomo non crea nulla, perché come sapete la creazione viene ex nihilo, dal nulla, e vabbè, solo patatello non ha potuto fare. Noi quando noi non creiamo, perché noi trasformiamo, elaboriamo, ammischiamo cose, però una cosa l'abbiamo creata. Cosa ha creato l'uomo? La donna. Signora, ma voi andate a un catechismo a tuo padre Claudio? State guaiati? Non lo so, mi aggiornano poco. Signore, l'uomo ha creato la donna, l'uomo ci ha messo un pezzo, nel senso postolare. Ci ha messo il cuore. Pizzeri! No! Ha già fatto qua. Era così, era affettuoso. Quella non c'è ancora 3 anni, perché io so fare con quelli dai 3 ai 5. Quello ridi, lì ove. E comunque, l'uomo, signore, aggiornatevi un po', la Bibbia, secondo me, dite che le Gustave Doré, che stanno pure le illustrazioni, 8 volumi, però la prima pagina leggitamente, non è così. Allora, l'uomo non ha creato la donna, l'uomo ha creato... E la domanda facile, che... Ha detto lui, che l'uomo ha creato? Il tempo? Però già si è fatto, perché i sasicci che c'hanno stapate si fanno proprio, sapete? L'arte, perché si pure per nel frattempo la suggerita, signor vanno a cedere. Ok. L'uomo ha creato l'arte, poi fra le varie arti che poi esiste, che significa proprio creazione, no? La poesia, perché è vero, si crea. E allora, tra le varie arti esiste la scultura, l'architettura, la pittura, l'arte figurativa, maestro, figurati, eh? E noi stasera faremo una grande arte figurativa, facciamo un grande rinfresco, affresco, un grande affresco, che si sembra perché, vediamo pure noi, pure quindi qualche pinto, qualcosa, no, perché chi sarà a pensare che si può fare la carne, no, pure, allora, facciamo un grande affresco, che se già l'abbiamo fatto 7-8 anni fa, ma cassa peggio ancora, manca una passata di stucco ci hanno fatto, come? E proviamoci con la permessa della Sacra Sovrintendenza, noi proviamo a fare. E come lo si fa? In 2 momenti diversi. Cosa la mosce? Come si, 2 momenti diversi. In primis le donne fanno così. Ma questi sono uomini però. Bella te. Mi sta ricordando qua. Cioè, qui siete tutti chi le 6 anni fa. Ma qua non c'è una rigenerazione, una costruita, sempre sti mausolei, sempre sti sotto. Cioè, non c'è così. Cioè, fra 20 anni non avrete più nessuno. Oh no, no, per dire. Però... Bella te, bella te, negli interstizi. E sapete gli interstizi, senza che vi suggerisci lo strasso. Gli interstizi, te spaccati, fanno bella e benati, gli uomini fanno... Bravo, bravo, eh?
Poppo, capite che significa? Significa perché Poppo è il suono onomatopeico che produce il tampone di carta asciugante, perché quando uno fa una freccia che l'abito lo scorre, prima che si è scritto così, Poppo, si fermava e avviene una cosa ballerina. Attenzione, ma così è, cominciamo i vari cibi. Ah, cioè devi fare proprio, ah, e prima che si ruinasse, no, lo messo maestro, punto. E la contenta che si è fatto di fare che ha dimenticato, ok? Tutti questi, tutti il droplet, tutta questa sera. Attenzione! Io touch mi dai, touch mi dai, adesso mi dai di tasse! Due volte, e a chi? Abbiamo fatto mi dai, abbiamo fatto mi dai con giallo e con nero e con rosso! Due volte, po, due volte, quindi ti fate tre una volta, ti fate questo po, e riguarda tutto quanto, vedi sta bella gamba sveglia. Ti vinto campagnolo, sono ricordo, e sotto tieni la natura morta, non mazzi un marolo, l'attacca, e nada, e la fagnella l'attacca. Una volta è dritto Sadella. Che sta? Si ci vuole tutto il tempo. Non lo credo alla trenta, no? E te pitta sei spalla Poppo. Bravo, poi dal basso. Bella, bella, bella. Sono sicuro che altri ci sentono. Io avete capito che cosa è questa? Ma scusi, la scusi. Questa mamma. È un perché la c'è la scusa, ma a me sono questo bambino la mamma, dico, boh, questa mamma. La mamma ci fa una vittura, no! Io taccio! Si dà mano pure qua, guarda come ho pensato, si dà l'effetto magico, ci possono partecipare, Abbiamo fatto vita, abbiamo fatto vita con il tuo nero per rosso. Due volte, siete ridotti a frappa compressa, così che manavo, ma qual un po' pauli del fuoco. C'ho un'idea, ti vorrei invitare nel staccione tutto tu fa male e mentre tutto tu stai guarda a me ci non fa niente anche il franco un po' morire ma tu fa sono arrivato in scienza ma più è stante e capito. Quando faccio ah bello no tu stai un po' zitto, stai un po' zitto, fa una ripresa decente perché quando fai popò fai di tutto posso, fai fascio fermati tu e già capito chi è che si è chiesto, ma siete tutti fermi e capito a sei spalle almeno si inventa. Ho botto tutto zio, anche sì, precoce, però lì, dopo, quando andrò sotto, bella, a te, sono sicuro che mi dici, che schifo è quella che tieni tu. Guardate questo, guardate, allora.
musica esistono due movimenti, il mettere e il togliere. Battere e levare. Il battere e levare. Poi il battere, lo sapete, fa tutto qua. Ma prendi tu. Ma il levare è difficile. Dovete entrare quando non pensate di entrare, quello è il levare. Attenzione. Andiamo a fare tutta, tu non dissi cosa da modella e ne facesse l'odio e l'acquarella, si volli sto schizzo si volma, io te facesse schizzo la bella. Maestro conservatore, te vinta. Sabella. Ma chi te ritura? Sono lui, no? Voi facete poco, me la botto quando vi schianto poco e non fate attivo. Voi siete passivi schiantati, voi dovete schiattare un po' poco, capite? Proprio? Ma l'avete capita la metafora? Allora ma fa una cosa moscia moscia. Una cosa. Ha un fatto è zubato, ho fatto qualche. Allora, lo facciamo moscio moscio proprio per venire incontro proprio alle vostre tempistiche. Maestro. Appoggiato di da me e tu mi tassi spalla. Chi ne fa bella penna, ma anche capite che non è finito. E quando ne va su bella, bella te, sono sicuro che è bellissima, ma che cosa, ma che bella, ma che bella.